C'erano anche i RIS di Parma ieri in Valtaro per un ennesimo sopralluogo ad Albareto e Borgotaro alla ricerca di tracce di Florentina Nitesco, scomparsa da gennaio 2013. Si è ufficialmente insediato in questi giorni il nuovo amministratore unico di Montagna 2000, si tratta di Guido Ramonda che sostituirà l'intero precedente consiglio di amministrazione. È stato fatto brillare giovedì alle 15.38 il grande palazzo Brusini a Verceto, ferito al cuore, non più agibile e pericolante dopo il terremoto del 27 gennaio del 2012. Si sono celebrati oggi nella chiesa parrocchiale di Tarsogno i funerali di Donaldo Bertolotti, missionario paoliniano, nato il 22 ottobre del 1922, era stato ordinato sacerdote nell'agosto del 47. Tra poco alle 20.30 i Diavoli Rossi scendono in campo al Palaraschi di Borgotaro per giocare contro Reggiolo la gara 1 dei play-out salvezza. Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni. La parola d'ordine domani per Valtarese e Bardi sarà vittoria. Solo con una vittoria, infatti, entrambe le compagini della Valtaro Valceno possono continuare a sperare nella salvezza. Buonasera, buon sabato telespettatori, benvenuti al TG di Radio Tele Appennino Parma. C'erano anche i RIS ieri, lo sono stati praticamente per tutta la giornata, si sono divisi tra Borgotaro e Albareto insieme ai carabinieri della compagnia delle stazioni del nostro territorio e alla protezione civile. Il motivo? Cercare nuove tracce di Florentina Nitesco, la donna di 32 anni che è scomparsa nel gennaio del 2013 senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Via Benefattori, ore 17.30, i carabinieri hanno appena finito di perquisire questa sede di onoranze funebri intestata a De Vincenzi. De Vincenzi è implicato in quanto marito, in quanto compagno di Florentina Nitescu nella scomparsa di Florentina Nitescu. Oggi tutto il giorno i carabinieri hanno cercato nel Gotra, hanno cercato nel Greto del Gotra, hanno perquisito la sede sempre di questa azienda ad Albareto e hanno portato con loro campioni e hanno fatto rilievi con i RIS. Adesso De Vincenzi è in caserma, è stato accompagnati in caserma, probabilmente per delle deposizioni, lo abbiamo appena sentito al cellulare, andiamo anche noi in caserma a vedere cosa sta succedendo. Siamo davanti alla caserma dei carabinieri, come potete vedere qui ci sono i mezzi dei RIS, ci sono le macchine particolari, c'è un altro mezzo che serve per il trasporto dell'unità cinofili, dei cani che sono state utilizzate nelle ricerche questa mattina e oggi pomeriggio. Come vedete lo dispiegamento di forze è notevole insieme ai reparti operativi della caserma di Borgotaro. 11 ore di interrogatorio ieri e oggi dalle 9 fino adesso sono circa le 19, qui in caserma, comunque impegnato con i carabinieri. Vuoi dire qualcosa, Paolo? No, guarda, non ho nulla da dichiarare. Preferisco stare zitto, guarda, perché direi solo delle cavolate. Sei un po' stanco? Sì, sono un po' stanco, in effetti sono un po' stanco. Sono un po' di mesi che sei sotto pressione e sei al centro dell'attenzione. Sì, e ormai comincia a essere un po' stufo, via, ecco, un po' stufo, anche perché si ripetono sempre le stesse cose e basta. Anche oggi è stato rifatto tutto quello che è stato rifatto, che è stato fatto, diciamo, all'inizio, e perciò non vedo cosa possa essere cambiato. Comunque per loro è la loro prassi e basta, stop. Ringraziamo Paolo De Vincenzi, gentilissimo, che ci ha rilasciato questa intervista. Adesso sentiremo se avranno da dire qualcosa i carabinieri, e da Borgotaro è tutto. Per una serie di motivi organizzativi i centri per l'impiego della provincia rimarranno chiusi lunedì 14 aprile per tutta la mattinata. La chiusura al pubblico riguarda le sedi dei servizi per il lavoro anche di Borgo Valditaro. E adesso cambiamo pagina e si è ufficialmente insediato proprio in questi giorni il nuovo amministratore unico di Montagna 2000. Si tratta di Guido Ramonda che sostituisce l'intero precedente consiglio di amministrazione che era formato da 3 persone. Sentiamo. Si è ufficialmente insediato l'amministratore unico di Montagna 2000, Guido Ramonda, che ai sensi del nuovo statuto della società a capitale pubblico sostituirà il precedente consiglio d'amministrazione di 3 componenti. Nativo di Dronero in provincia di Cuneo, ma piacentino d'adozione da quasi 40 anni, Guido Ramonda ha una vasta esperienza nel settore, avendo ricoperto il ruolo di amministratore in diverse società di gestione dei servizi pubblici ed essendo stato anche presidente della società che gestisce il ciclo integrato delle acque in provincia di Piacenza. L'incarico affidatogli dai comuni della Valtaro Valceno rappresenta quindi una nuova sfida professionale. Quindi mi sono posto a disposizione della comunità per questo
per questa volontà di vedere se riuscivo a dare un contributo, e spero di riuscire a dare un contributo a questi adeguamenti, a questo sviluppo dell'azienda, che peraltro esiste con una sua storia, già una sua professionalità e un suo collegamento col territorio molto importante. La prima sfida consisterà nel riuscire ad adottare una strategia che consenta alla società di uscire dall'attuale situazione di forte indebitamento. Indebitamento, va precisato, che si è venuto a creare a fronte di investimenti che sono stati realizzati per l'adeguamento delle infrastrutture a servizio del territorio. È certamente preoccupante, come deve essere sempre, il fatto che uno deve sapere che ha davanti una sfida da affrontare, però non è a fronte di qualche operazione che poteva poi avere delle conseguenze negative di perdite o di investimenti inutili. Sono investimenti che esistono, sono lì sul territorio, utilizzati, quindi io credo che un discorso che si potrà fare comunemente insieme ai soci da un lato e anche ai finanziamenti che in qualche modo, pur con i necessari adeguamenti, ma che si stanno studiando, perché le nuove forme di finanziamento devono pur nascere, le nuove forme di finanziamento delle infrastrutture locali pian pianino ritorneranno ad essere accessibili un po' a tutti, all'interno dei quali ristrutturare questo debito e riuscire a supportarlo col bilancio che d'altronde in qualche modo finora l'ha già sempre supportato, perché il bilancio bene o male si è sempre chiuso con un risultato non negativo e non di aggravamento della situazione. Si tratterà poi di decidere se proseguire sulla strada di una possibile collaborazione con ASCA, l'azienda che gestisce i servizi pubblici nei comuni della Bassa Fidentina. Un'ipotesi che, pur essendo stata più volte ventilata negli anni scorsi, non è mai giunta finora a concretizzarsi. Seguirò in questo caso le indicazioni della proprietà. Se la proprietà riterrà di approfondire il tema, io sono a disposizione per approfondirlo e vedere di portare il mio contributo. Quindi prima di tutto ci sarà un chiarimento interno. Se questo chiarimento porterà a diversi livelli di approccio, tipo provo ad andare a sentire, io non avrò problemi a provare ad andare a sentire, o viceversa, se si riterrà di non approfondire ulteriormente, in questo senso non farò. Un aspetto infine da non sottovalutare sono le divergenze di opinione sul ruolo e sul futuro della società esistenti tra i diversi sindaci dei 15 comuni proprietari e di conseguenza il notevole lavoro di mediazione che occorre per sanarle. Avevo anche l'abitudine e la formazione ai tempi in cui questo era molto più impellente, in cui vigeva la norma per cui nei consigli d'amministrazione c'era la maggioranza e c'era anche la minoranza rappresentata, quindi ci si deve confrontare, ci sono persone che possono avere opinioni diverse, dobbiamo fare al meglio la nostra attività, farla sempre bene, molto trasparente, ed avere documentazione in mano per garantire e dare dimostrazione di quella che noi ovviamente nel momento in cui la proponiamo riteniamo una giusta strada per risolvere determinate problematiche, sentire le opinioni e anche le obiezioni soprattutto di quelli che possono avere una maggiore problematicità dell'esame e vedere di trovare la miglior soluzione che vada bene per tutti, insomma. L'imponente palazzo Brusini di Berceto non c'è più, è stato demolito, è stato fatto brillare giovedì scorso alle ore 15:38. Il grande palazzo, ferito al cuore, non più agibile e pericolante, come sapete, dopo il terremoto del 27 gennaio del 2012. È stato fatto brillare giovedì alle 15:38 il grande palazzo Brusini a Berceto, costruito negli anni 60 e che il terremoto del 27 gennaio del 2012, che ebbe come epicentro proprio Berceto, gli aveva dato il colpo fatale. Un edificio imponente che conteneva alcuni appartamenti, un negozio d'arredamento e un magazzino dell'azienda alimentare.
un edificio molto alto, uno dei primi in loco ad essere stato costruito con struttura in cemento armato. La sua demolizione ha creato pochi e contenuti problemi alla cittadinanza. La strada provinciale che affianca l'edificio è stata chiusa per circa mezz'ora e tutte le abitazioni del circondario, per un raggio di circa 100 metri, hanno dovuto tenere chiuse le persiane. Inoltre, in diverse abitazioni sopra la strada è stato posizionato un sismografo che ha attestato e documentato tutte le possibili vibrazioni. E a demolizione avvenuta, il sindaco Luigi Lucchi ha voluto precisare che la regione Emilia-Romagna, tramite l'Agenzia di Protezione Civile, aveva attribuito proprio al comune un contributo di 70.000 euro per la demolizione controllata ed urgente di questo fabbricato. In sede consiliare, Lucchi ha ritenuto poi che a proposito del palazzo vi sia stata parecchia mala e disinformazione. Ha ricordato infatti che appena dopo il terremoto i vigili del fuoco avevano voluto verificare la staticità dell'edificio, comunicando subito dopo la sua pericolosità. Purtroppo per la famiglia la prima situazione difficoltosa che si era venuta a creare era quella di dover lasciare l'abitazione, ma non aveva ottenuto nessun contributo, a differenza di quanto era accaduto in simili circostanze negli anni precedenti. I brusini infatti non hanno ottenuto nulla. I soldi regionali, ha sottolineato Lucchi, sono stati utilizzati per il terremoto nel Modenese, ma a differenza dei privati il comune è riuscito comunque ad ottenere i 70.000 euro per l'abbattimento dell'edificio pericolante e per la conseguente realizzazione di un parcheggio. Sono state celebrate oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Tarsogno le esequie di Donaldo Bertolotti, missionario paoliniano. Nato il 22 ottobre 1922, a soli 11 anni nel 1933 era entrato nella congregazione paoliniana presso la comunità di Alba. Ricevuta la prima formazione e compiuto il noviziato, era stato ordinato sacerdote il 3 agosto 1947. Ai familiari di Donaldo vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino.